Consapevolezza nei propri mezzi, passione e voglia di continuare a stupire, il Festival Internazionale di Letteratura e Cultura Ebraica giunge alla 10ª edizione con un programma vario e ben curato, contraddistinto da una lunga serie di appuntamenti fissati dal 9 al 13 settembre. Il quartiere ebraico e tutta la zona del Portico d'Ottavia sono le aree individuate per fare da cornice agli eventi accolti in diverse location, dal Palazzo della Cultura ai Giardini del Tempio, senza dimenticare ovviamente il noto museo. Ci aspettiamo grandi ospiti internazionali, ci aspettiamo figure di spicco anche della politica, del mondo culturale italiano, ci aspettiamo un arricchimento in linea generale come il festival ha sempre prodotto in questi 10 anni, un momento di ebraismo alto, di cultura, di trasmissione, di valori, che ancora una volta mette in risalto l'importanza delle tradizioni di questa comunità ebraica sia a livello nazionale che internazionale. Immancabili le celebrazioni nel giorno d'apertura, che coincide con la notte della Kabbalah, dove oltre a concerti, performance, incontri letterari e degustazioni c'è soprattutto la possibilità di visitare la grande sinagoga e l'antico ghetto con guida al seguito. Parallelamente si inaugura la mostra intitolata Israele, ritorno alla terra. Beh, uno sguardo attento al tema della terra in tutte le sue accezioni, terra come memoria, come tradizione, come confine e terra nel concetto ebraico. Le vicende degli ebrei nel Meridione raccontate da Simonetta Agnello Orbi, per Paolo Pinas Punturello e Francesca Nocerino nella serata di lunedì, l'intervista di Benedetta Tobagi alla filosofa e sociologa Agnes Heller il giorno successivo e poi mercoledì il tributo all'artista Herbert Pagani supervisionato da Ketty Di Porto, punti cardine di una manifestazione tutta da scoprire. Un percorso più ampio.